Cade nella prima stagionale all'Aragona Lavastese, che cede l'intera posta al Castelfidardo, che capitalizza al meglio la rete di Bracciatelli. Rimandano l'appuntamento con la prima vittoria agli abruzzesi, che avrebbero però meritato almeno il pareggio, ma imprecisione e sfortuna hanno negato ad Alonzi e compagni la rete dell'1-1. Al 91esimo le dimissioni del direttore sportivo Nicola D'Ottavio, con la panchina di Fulvio D'Adderio non molto più salda. Di fronte a 500 spettatori si parte con i locali pericolosi al 13esimo, proprio con Alonzi che dai 18 metri chiama Zemalia al salvataggio in angolo. Al 19esimo Panaioli, dopo un'azione in contropiede partita dalla destra solo in area, schiaccia bene di testa, trovando però la risposta del portiere ospite. Gara che vive di strappi, con maggior possesso palla della formazione biancoverde, mai però veramente pericolosa dalle parti di Di Rienzo. Al 29esimo ci sarebbe la possibilità per gli ospiti, ma Cardinali in area non riesce a dare forza alla sua conclusione. Gli ultimi minuti di gara del primo tempo vedono tanto gioco a centrocampo, ma nessuna emozione. Nella ripresa si parte su ritmi non eccelsi fino al 10° minuto, quando Braconi in area supera Di Rienzo e calcia verso la porta, con Altobelli che poco prima della linea bianca riesce a salvare. Al secondo tentativo però gli ospiti passano, con Bracciatelli che, servito in area biancorossa, calcia mirando all'angolino e trovando il gol del vantaggio marchigiano. I padroni di casa accusano il colpo e rischiano, quando poco dopo Marcelli dal limite manda il pallone sull'esterno della rete. La formazione di D'Adderio cerca di scuotersi, con Alonzi al 21esimo in area ospite che manca di poco il bersaglio grosso. Nella Vastese poco dopo entra Martiniello a rinforzare il reparto avanzato, con i padroni di casa che spingono, però lasciando ampi spazi agli ospiti. Al 25esimo proteste locali per un sospetto tocco con la mano di Gega, ma Aronne di Roma lascia proseguire. Un minuto dopo invece il palo a dire no ad Attili, con i tifosi di casa che si disperano. La partita poi si innervosisce, con frequenti interruzioni di gioco e proteste da ambo le parti. Spinge senza soluzione di continuità la squadra di D'Adderio alla ricerca del pareggio, che sembra cosa fatta al 42esimo con Alessandro, che trova però ancora la risposta di Zemalia. Finisce con i biancorossi sconfitti e una classifica che inizia a preoccupare, con i prossimi avversari che si chiamano Notaresco e Chieti. Pitta immeritata che al 91esimo ha fatto mugugnare il pubblico, rinviato l'appuntamento con la prima vittoria. Insomma, la classifica inizia un po' a preoccupare, anche se siamo all'inizio del campionato. Ma è lecito che il pubblico rumoreggi, è lecito che non siamo soddisfatti, è lecito che stiamo sotto la media di quello che potevamo fare, è lecito tutto. Quando uno in 5 partite fa 3 punti, penso che sarebbe da pazzi dire che siamo bravi e meritavamo di più, e andiamo a analizzare la partita e diciamo che abbiamo avuto 5 palle gol e loro una. Ora, in questo momento qui, tutti hanno ragione, tranne noi. E quindi è giusto che ci siano le critiche, è giusto che ci sia malumore, perché questo fa parte del calcio quando non vengono i risultati. Pochi minuti fa ai nostri microfoni il direttore sportivo Nicola D'Ottavio ha rassegnato le dimissioni. E questo non lo so, quindi io prima mi accerto, prima di parlare. No, glielo possiamo dire noi, perché lo ha detto diciamo ai nostri microfoni. Quindi. Io devo prima valutare le cose quando me le vengono a dire personalmente. Dopo, quando parlo con le persone addette a questo, succederà qualche altra cosa. Le valutiamo e vediamo qualsiasi altro tipo di giudizio. Ha avuto modo di parlare col presidente dopo la partita? No, non ho parlato il presidente, non è che viene tutte le volte, non viene né quando si vince né quando si perde, quindi non ho parlato col presidente. D'Adderio, ora ci sono due partite sulla carta difficili, il Notaresco la prossima domenica e poi il derby con il Chieti, bisogna tornare a far punti. A quello senz'altro, ma non credo che questa col Castelfidardo sia stata facile. E quindi se l'abbiamo persa è stata difficile anche questa, e quindi sono tutte partite difficili in questo campionato. Poi se noi saliamo di prestazione, anche se oggi c'è stata, e di convincimento di poter ribaltare le cose, possiamo competere con il Castelfidardo, con le altre squadre che andremo ad incontrare domenica prossima. Secondo me abbiamo interpretato alla grande la partita, anche il primo tempo comunque eravamo messi bene in campo, diciamo che avevamo preso qua un tiro in porta su una ripartenza, su una palla persa
nella loro area. E il secondo tempo siamo scesi in campo con lo stesso piglio, comunque abbiamo subito trovato il gol, potevamo raddoppiare. Poi ripeto, come dicevo prima, le partite, c'è anche una parte della partita dove c'è da soffrire, dove c'è da metterci tutto, da tirare fuori gli attributi, e questi ragazzi, questi giovani stanno dimostrando di averli e hanno sofferto come capita nel calcio. Direttore, partiamo dal finale, insomma c'è stato questo alterco con qualche tifoso, curva soprattutto è delusa da questi risultati, non tanto dalla prova di oggi. Lei cosa si sente di dire? Io mi sento di dire che ho sbagliato con un tifoso, al quale chiedo anche scusa, perché in campo è giusto che tutti possano dire la loro. Hanno ragione, ha ragione lui come hanno ragione tutti gli altri. Io ho fatto una squadra evidentemente che non è all'altezza, la colpa è soltanto ed esclusivamente la mia, è giusto che a questo punto qua io vado via chiedendo scusa sia alla società che a chi purtroppo, ma senza star fa qua ruffiano di niente, perché non me ne frega niente di nessuno a me. Me ne vado perché è giusto che qualcuno si assume le responsabilità e le colpe. Questo qualcuno sono io, quindi è giusto andare via. Ho presentato le dimissioni al presidente Bolami. Glielo ho detto adesso là dentro, e mi sembra insomma che non è giusto così, dai, qualcuno si deve assumere delle responsabilità, è giusto che me le assumo io. La squadra l'ho fatta io, quindi pensavamo che fosse una buona squadra, non rende, evidentemente è tutto sbagliato. Non c'è da fare tanti calcoli, insomma. Lei ha detto al presidente che andrà via, e la posizione del tecnico invece? Beh, vabbè, queste sono cose della società, a questo punto io non c'entro assolutamente. Ripeto, mi scuso per quello che ho fatto e basta, poi dopo per il resto che cosa devo dire? Assolutamente niente.